Buonasera, spero che le mie ricette vi stanno piacendo, anche se non possiamo cucinare al ristorante, da casa mi diletto e faccio qualcosina per voi. E vi ringrazio per le condivisioni, perché in questo momento condividendo i miei video mi aiutate tanto sia a far crescere la mia pagina sia a farmi conoscere appunto, quindi quando riaprirà magari avrò qualche proposta in più di lavoro. Questa sera faremo una ricetta classica, visto che mi manca così tanto Roma, la cacio e pepe. Gli ingredienti sono semplici, la faremo alla tradizionale. Tonnarelli, pecorino e pepe. Iniziamo accendendo la padella. Fai vedere. Maciniamo un po' di pepe e facciamolo tostare. Una volta che il pepe è tostato, andiamo ad aggiungere dell'acqua. E lasciamo sul fuoco. Ok, adesso andiamo a calare i tonnarelli. Questi tonnarelli hanno circa 6-7 minuti di cottura. Io li farò cuocere due e poi li risotterò in padella. Come vi ho detto, dopo 2 minuti scolate la pasta senza scolarla troppo, perché l'acqua vi aiuterà a risottare la pasta. Ancora un po'. Come vedete, sta rilasciando l'amido, ci siamo quasi. Appunto, la giusta densità, cosa farò? Abbasserò il fuoco e metterò un po' d'acqua fredda, proprio gelata, e stempererò la pasta. Questo servirà a non far formare i grumi al formaggio. E adesso andrò ad aggiungere il pecorino. Mettere l'acqua fredda serve appunto a stemperare la pasta e il formaggio a 70 gradi coagula e quindi vi fa formare i filamenti. E questo è il segreto della cacio e pepe, aggiungere l'acqua fredda e stemperare la padella. Vedete com'è cremosa? Aggiungiamo ancora un po' di pecorino. E il gioco è fatto. Siamo. Adesso possiamo anche impiattare un po' di cremina. Vedete, senza grumi, liscia. Questo è grazie all'acqua fredda. Poi chiudiamo con una spolverata di pecorino e un pizzico di pepe. Ecco a voi la cacio e pepe. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nome Chef Davide Nanni.